La quinta stagione di Luther debutterà a Capodanno sulla BBC One. Poi, spiega Idris Elba, potrebbe arrivare il film in Inghilterra a fare gli auguri di buon anno, sarà il detective John Luther. La BBC One affida infatti al personaggio diventato cult ed interpretato da Idris Elba il compito di inaugurare il proprio 2019. E lo fa con l'attesa quinta stagione, composta da 4 episodi in onda, appunto, dall'1 grado al 4 gennaio. Per vederlo in Italia dovremo aspettare Netflix. 4 episodi, 2 in più rispetto alla quarta stagione, da molti indicata come l'ultima, quella che avrebbe dovuto chiudere una volta per tutte le avventure del detective di Londra sempre in bilico tra il senso del dovere e quello della vendetta. Invece, Luther ha ingannato ancora una volta il fantasma della cancellazione e, forte del sostegno di pubblico e soprattutto critica, rieccolo di nuovo in onda. E questa volta non sarà da solo. Dopo aver saltato la quarta stagione, infatti, la serie riaccoglie Ruth Wilson, la cui Alice Morgan, da sola, vale l'intera serie. La sinossi della stagione, ovviamente, mantiene il segreto su come Alice si incontrerà nuovamente con John, ma è certo che la donna, l'unica che sembra riuscire a capire veramente il protagonista, cambierà nuovamente le carte in tavola. Il tutto, mentre le strade di Londra vengono minacciate da un nuovo serial killer e Luther deve vedersela anche con il gangster George Cornelius Patrick Malahide, in cerca del figlio scomparso. Il creatore della serie Neil Cross non altera la formula del successo del suo show, buttando il pubblico dentro un nuovo macabro caso in una Londra contemporanea e che solo Luther sembra poter salvare. E dopo la quinta stagione? Luther ha abituato i suoi fan a delle lunghe pause tra una stagione e l'altra, complice anche la carriera cinematografica di Elba, diventato una vera e propria star. È lo stesso attore, in un'intervista a Digital Spy, a rivelare che il prossimo passo per Luther non può che essere il grande schermo. Non penso che faremo tante altre stagioni in televisione. Il prossimo passo è un film. Questa stagione ne tiene conto. Se ci sarà un film, sarà collegato alla quinta stagione. Elba ci va ancora cauto, ma sembra che Cross abbia già scritto una sceneggiatura che, ammette l'attore, trae ispirazione da classici come Se Sette Anni nella Morsa del Ragno. Vogliamo portare Luther ad un livello superiore, ed ad un pubblico più grande, ha chiuso Elba. Per lui, sarebbe anche un modo per rendere onore ad un personaggio a cui deve molto.